Abbiamo disposto un piano rinforzato di controllo del territorio sia per contrastare la criminalità comune che in questo periodo prevediamo possa avere un rigurgito e sia per garantire una sicurezza antiterroristica. Sono comunque in campo tutte le nostre energie per cercare sia di contrastare la perpetrazione di questi reati e sia di cercare di contrastare questa percezione con una maggiore presenza sul territorio. Forze dell'ordine in prima linea, abbiamo sentito, per garantire la sicurezza dei cittadini messa a dura prova da episodi di criminalità sempre più frequenti, anche se proprio dalla questura emerge un dato in calo relativo ai furti denunciati, meno 11%, dato che però va in controtendenza la percezione della gente. Basti pensare all'ultimo colpo, il maxi furto in un appartamento in pieno centro, in pieno giorno, che sta allarmando i residenti. E intanto la polizia e i carabinieri hanno focalizzato precisi luoghi che potrebbero diventare obiettivi sensibili soprattutto in occasione delle festività natalizie. I grandi centri commerciali, le vie del centro storico, le chiese dove verranno celebrati i riti del Natale, le stazioni ferroviarie, un po' tutti i luoghi dove prevediamo un'alta concentrazione di afflusso di persone. A proposito, nei prossimi giorni sarà attiva quotidianamente una trentina di pattuglie coinvolte nei controlli straordinari della città. In particolare, nella notte di Capodanno verrà transennato l'ingresso a Prato della Valle ai mezzi non autorizzati.